Benvenuti signori e signore nel divanetto di Creepy. L'ho chiamato davvero così. Wow. Lasciate che vi spieghi un po' la genesi di questo format. Allora, voi mi conoscete in un'ottica molto più seria, con video molto impostati, penso a Tempo Capsula che è uscito domenica, ma in realtà io non sono solo quello e chi mi segue su Twitch lo sa benissimo. Sono anche una testa di cazzo abbastanza, nel senso che ho un sacco di idee veramente ambigue e penso un sacco di cose estremamente stupide. E quindi il divanetto di Creepy, gemello palese del baretto di Creepy, nasce per dare corpo, anima a tutte queste idee stupide e un po' più leggere. Infatti sono qui senza copione, questa registrazione durerà 20 anni. Come da titolo, l'idea malsana di quest'oggi è quella di prendere determinati personaggi del mondo di animazione e non e trattarli come se fossero Pokémon. Ora, io non so disegnare, avevo intenzione addirittura di prendere una lavagnetta e di provare a disegnare qualcosa, ma era eccessivamente cringe, quindi mi limiterò a cercare di costruire una lore, dei moveset, delle storie attorno a determinati personaggi se inseriti nel mondo Pokémon. Perfetto. Ma attenzione al plot twist, i disegni li potrete fare voi mandandomi, ispirandovi alle descrizioni che vi darò io quest'oggi, fatte sul momento di questi Pokémon, a questa mail che trovate in sovraimpressione e in descrizione. Fatelo perché metto in palio 15 euro di bonus Amazon. Mi pentirò sicuramente di questa cosa, però l'ho detto, questo è un contest serio. Detto questo, telefono alla mano e andiamo a leggere cosa ci avete scritto. Thomas il Saiyan, Goku. Ci si può lavorare. Allora, facciamo un po' di brainstorming. Goku, scimmione, Saiyan, capelli dorati. Capelli dorati, quando diventa Saiyan, Goku lo sappiamo. Fulmini ovunque, saette strane attorno al corpo. Esiste un po' come un Lotto Elettro? Non esiste il tipo Lotto Elettro. Game Freak, assumimi adesso. Ti servo. In realtà Goku è complicato perché un sacco di trasformazioni andrebbero inserite tutte. Intanto premetto, non ho mai visto Dragon Ball Super, magari ci reagiremo su Twitch, però per il momento no. Quindi cosa abbiamo da inserirci? No, ci abbiamo il Goku bambino che paccherei istantaneamente. Oddio. E se invece lo ispirassimo al Goku bambì? No, però abbiamo già citato Saiyan. Oh no, sto già avendo troppe idee. No, paccata. Paccata l'idea del Super Saiyan. Lo ispiriamo al primo Goku. Vaffanculo. Quindi farei Goku bambino, quindi una sorta di Pokémon umanoide, con una descrizione di lore del tipo che dovrebbe essere malvagio, ma per qualche motivo è buono. Solo che in determinate condizioni, quando c'è la notte in Pokémon, quando c'è sta la notte in Pokémon, con una determinata condizione climatica può trasformarsi in scimmione. Cazzo sì. E quando si trasforma in scimmione diventa malvagio. E in Dragon Ball ha picchiato la testa, in Pokémon devo trovare un altro escamotage. Lo famo lotta psico. Perché la mente di Goku, quindi psico, gli dice di non fare quello che il suo istinto vorrebbe che facesse, ossia il malvagio. E qua... Presidente. E quindi quando Goku, essere Pokémon umanoide di tipo lotta psico, si trasforma in scimmione, perde il tipo psico, acquisisce il buio perché è il tipo malvagio, e a quel punto tipo psico si perde, equivale alla perdita della psiche, della ragione. Oh, gli dropperei pure una descrizione del Pokédex a sti cazzo di Pokémon. Una roba del tipo: la sua fermezza mentale gli ha impedito di controllare i propri istinti di distruzione. Secondo una leggenda, questi ultimi sono legati alla luna piena. A questo punto la descrizione dello scimmione me la immagino più o meno così: il riflesso della luna piena causato nel Pokémon questa trasformazione. Si racconta che si sia accanito anche contro chi l'ha cresciuto. Nonno Gohan. Perché sto piangendo? E moveset, poi un Pokémon del genere vi impara tutto. Ogni mossa di tipo lotta possibile, colpo basso, colpo karate, forza sfera, che è onda energetica, è uguale, guardate il film, puttana troia, identica. Volo? Sai, nuvola speedy. Ok, allora direi che un profilo di Goku, bene o male, ce l'abbiamo. Lascio a voi il compito di disegnarlo. Passiamo al prossimo e vediamo un attimo che cosa ci avete scritto. Gianluigi Scibetta, Giulio Cesare e Jack lo Squartatore. Famo Giulio Cesare. Allora, di Giulio Cesare già ho avuto una mega idea pazzesca, assurda, in live. Ci avete presente Banette? Che Banette si ficca i chiodi nel corpo a causa del rancore? Giulio Cesare tipo... però con i coltelli alle spalle. Ci avete presente quel portamatite di Giulio Cesare dove c'ha tutti i coltelli dietro? Se trovo un'immagine nel momento, ecco, forse 44 coltelli sono tanti, famo tipo uno. N coltelli, va bene? Tipo Spettro, palesemente, perché sarebbe morto. Io mi immagino una lore del tipo che questo Pokémon è stato tradito dal suo gruppo, perché sapete, no, i senatori che ammazzano Giulio Cesare, e dunque prova rancore verso di loro. E ogni marzo, fra ogni marzo, perché le idi di marzo, questo Pokémon è trovabile solo
a marzo, solo quando la data della Nintendo Switch o di qualsiasi stracazzo di console è stata su marzo, questo Pokémon diventa disponibile, perché torna ogni anno per cercare di trombare chi l'ha trombato. Geniale. Me lo immagino tipo molto Banette come design, magari con una tunica al posto di quella di Banette. Mega, c'ha la tunica romana. Oh sì, questa è nuova. Ho appena avuto il lampo di genio. Tipo il rancore, lui è rappresentato nel Pokémon dal fatto che lui si toglie i coltelli, che sono quelli che hanno provocato il rancore, e colpisce i nemici con i coltelli che c'è dietro. Si estrae i coltelli dalle spalle. Ci avete presente Sandslash, che c'ha tutte le punte? Lui c'ha i coltelli, e quindi fa così, pam pam, e va ad attaccare il nemico. Quindi c'ho le mosse. E lacerazione, spada solenne, vai, rancore. Gliela facciamo una golosissima mossa peculiare. Gli diamo lama spettrale o spettro lama. Spettro lama è bellissima, ragazzi. Spettro lama, che non è un lama che sputa fantasmi, ma che spettro lama la dropperei come fosse tipo un notte sferza, che può fare colpo critico molto probabilmente, essendo che sai, molto spesso il rancore può fare particolarmente male, perché è una forza ulteriore rispetto a quella fisica. Quindi mossa 70 di potenza può fare colpo critico molto facilmente. Oddio, ma sono un genio. Descrizione Pokédex è facile. Un Pokémon tradito da quelli che considerava propri collaboratori e amici. Il giorno della sua morte si risveglia per cercare vendetta. Oh mio Dio, sì! Ce l'abbiamo! A voi i disegni! Trovate anche i nomi se volete per i Pokémon, siete autorizzati a trovare i nomi. Poi se Game Freak ce li chiede ci smezziamo il brevetto, va bene? 50-50. Oh, sto registrando da tantissimo, però ho già in mente il terzo, quindi sti cazzi, il video verrà più lungo, perché ho già letto il commento e ho già avuto la mega idea della vita. Light Yagami di Death Note. Allora, famo il punto del personaggio. Light Yagami uccide le persone scrivendo. È perfetto per crearci un cazzo di Pokémon. Allora, il tipo è palese, è psico buio. Cioè, è già scritto sto Pokémon praticamente. E a proposito di scritto, piaciuto il collegamento? Questo Pokémon lancia maledizione scrivendoli in carattere unknown. Ho sbagliato qualche maschile, qualche plurale in questa frase? Sì. Taglierò il video per sistemare le cose? No. C'è un'ambulanza fuori che sta andando probabilmente a raccattare l'ultima vittima del Pokémon Light Yagami? Può essere. Allora, me lo immagino anche qui umanoide, come tutti i personaggi di oggi di fondo, perché abbiamo detto personaggi, quindi è anche inutile dire che siano umanoidi. Me lo immagino un po' tipo Gallade come aspetto, però più cubo, tipo Axel Gore. Sapete, no? Axel Gore è tipo abbastanza occulto, è avvolto, è veloce. Light Yagami uguale, sta nascosto perché c'è L. Cazzi e mazzi. Magari da una parte la matita e dall'altra il quaderno, anche se in realtà è difficile ficcarci il Death Note dentro. È molto più facile ficcarci Kira che ficcarci il Death Note, perché il Death Note è complicato da me. Cioè, ok, vabbè, però a livello di design dico proprio. È difficile immaginarmi un Pokémon che scrive sul qua. Le scrive per aria. Abbiamo detto che è tipo psico, cioè i poteri psichici. Le compone, le compone per aria e... ce l'ho. Lui le compone per aria e le fa trovare sul passaggio delle persone che vuole morte. E quindi quando una persona legge un suo messaggio subisce una maledizione. Oh shit. Yes boy, ce l'abbiamo. Lui fa tipo detective, vede le persone da dove passano, vede quali sono i suoi obiettivi e poi fa sì che leggano quelle fottute maledizioni che gli lancia. E nel momento in cui queste persone le leggono, bam, schiattate al suolo, tipo Mimikyu. Che quando gli tiri sul coso uno lo vede e muore di infarto. Infarto. Signori, qui però ci serve una mossa peculiare. Aspettate, come si chiamano quelle cose scritte sulle tombe per i morti? Signori miei, la mossa è epitaffio. Epitaffio, che in realtà dovrebbe fare onore al morto, però noi ce ne sbattiamo altamente. Gli diamo un po' questo significato diverso, perché sì, licenza poetica. E vi dirò di più, cazzo, vi dirò di più, c'ho anche la descrizione Pokédex perfetta. Ne ho pure due. Il forte senso di giustizia di questo Pokémon è stato corrotto a tal punto da portarlo a voler uccidere chi non ritiene degno di vivere nel suo mondo ideale. Cazzo, ma è tipo N con l'ultra istinto. E poi c'è stata tutta quella cosa del tipo buio, che in realtà il tipo buio è malvagio, ma in realtà molto spesso la percezione della malvagità, e non tanto la malvagità... Ve lo ricordate il concept analysis di Absol? Se non ve lo ricordate,
lo trovate nelle schede, nel caso io mi specchio e vi indico le schede. Quel video io dicevo tipo buio è un tipo malvagio di base, però molto spesso è una malvagità ambigua che magari è frutto anche delle interpretazioni che si dà. Infatti Kira, oddio, ho appena bestemmiato, lo puoi interpretare come buono o come malvagio a seconda del tuo schieramento. Shit. E la seconda descrizione deve essere una roba del tipo: questo Pokémon segue la vittima e le lascia trovare una maledizione che, se letta, provocherà la cessazione di qualsiasi impulso vitale. Bomba! Signori, mi si sta scaricando il computer, quindi io vi ringrazio per la visione di questo video. Ricordo, se volete partecipare al contest disegnando questi Pokémon, di mandarli alla mail che trovate in descrizione. Non mi disegnate letteralmente Goku, letteralmente Giulio Cesare, letteralmente Kira, perché no? Me li dovete fare in formato Pokémon, quindi sfruttate e spremete le vostre meningi. Detto questo, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non vi siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.